A quasi 2 mesi dall'inizio del progetto del Comune di Prato Zero Degrado, niente sembra cambiato lungo via Pistoiese in tutto il quartiere ad alta presenza cinese. Accompagnati da alcuni rappresentanti del Comitato Cittadino, siamo andati a vedere se il nuovo tentativo di ripulire la zona, fatto di controlli, informazione e dialogo, inizia a dare gli effetti annunciati e sperati. Al momento sembra proprio di no. Queste immagini sono state registrate attorno alle 12 di oggi. Ali è già passata per il ritiro odierno, ma i sacchetti sono ricomparsi sul marciapiedi, abbandonati ovunque. Qui siamo davanti al futuro ingresso della Media Library. La notte succede di tutto, la notte, sono le 2 o le 3. Arriveranno. Smontano le case, non lo so che fanno, e buttano tutto per la strada. La mattina viene recuperato e tutto così. Chi paga? Contribuiscono a questa immagine di degrado le attività commerciali che espongono i propri rifiuti molto prima dell'orario previsto per il ritiro. Il risultato è evidente. Qui, secondo me, non è migliorato nulla, assolutamente. Poi loro non la vivono la nostra realtà, capito? Quindi per loro funziona tutto bene. Il giorno si vede dal mattino, cioè qui non va, non va, non va. Il punto sul progetto sarà fatto domani mattina dalla Commissione Consiliare 3 che si occupa anche di sicurezza. Saranno presenti le assessore all'ambiente e alla Polizia Municipale, Cristina Sanzò e Flora Leoni. Il progetto prevede infatti la presenza di ispettori ambientali e agenti di Piazza dei Macelli. Per i cittadini la cosa migliore sarebbe mettere delle telecamere, utili anche per scoraggiare lo spaccio e altre frequentazioni sospette che sembrano essersi spostate in zona. Si è sempre stato negato, le telecamere sono una vita che le chiediamo. A peggiorare il quadro c'è il contestatissimo maxi marciapiede che il comune sta realizzando nell'ambito del progetto di riqualificazione del quartiere. Per i cittadini ha solo accentuato la confusione della zona. Tornate indietro e rifate le cose come stavano. Le persone intelligenti si nota quando sconfermano lo sbaglio, dice cavolo, ho sbagliato, rimediamo. Perciò se loro hanno sbagliato, posto di continuare a insistere, fermano i lavori, tornano indietro, si ripaga, tanto paghiamo non loro di tasca loro.